Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo e Mab Marche presentano Il paesaggio manifatturiero di Montegranaro, provincia di Fermo, Metamorfosi di un paesaggio. Documentario a cura della Società Amici della Musica Guido Michelli e prodotto da 2B Studio. I luoghi presentati sono la Cripta di Sant'Ugo, il laboratorio calzaturiero di Doriano Marcucci, il calzaturificio Ducals con i suoi operai. Due giovani artisti raccontano questi luoghi, il violoncellista Mauro Paolo Monopoli ha i capelli ricci, castano chiaro e gli occhi azzurri, indossa una camicia azzurra e pantaloni neri. La cantante, Bianca Ottaviani, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, indossa dei jeans con una giacca nera. Il violoncellista è nel laboratorio calzaturiero, prende il suo strumento dalla custodia. La cantante si siede dietro al leggio e scorre un foglio con lo sguardo. Sullo schermo la scritta «Patrimonio in scena per la diffusione dello spettacolo dal vivo negli istituti culturali delle Marche» presenta «Il paesaggio manifatturiero di Montegranaro, provincia di Fermo, metamorfosi di un paesaggio». Sullo schermo nero la scritta «Montegranà» in bianco. Il violoncellista e la cantante sono ora nella cripta di Sant'Ugo, ai piedi della navata. Lui è seduto su una sedia, mentre lei è in piedi con le mani giunte. Vivere è sempre un esperimento. I raggi del sole filtrano da una piccola finestra, illuminando l'abside affrescato. Questa fabbrica della natura. Le pareti della cripta sono coperte di affreschi dalle tonalità del beige, azzurro e rosso. Il violoncellista e la cantante sono di nuovo nel laboratorio calzaturiero. Sono seduti l'uno accanto all'altra, davanti alle macchine per calzature. Il borgo ripreso dall'alto, immerso tra le colline. Il piano da lavoro del laboratorio, su cui sono sparpagliati attrezzi e tomaie. La tomaia di una scarpa nera da uomo è su una forma. Un filo nero è adagiato sopra la punta. Olivi nel paesaggio. Un oliveto ripreso dall'alto. Spezzettato. Il sole illumina il piccolo borgo ripreso dall'alto. Colline di un mosaico. Coltivato. L'artigiano Doriano è nel laboratorio. Si fabbrica. Imbastisce la tomaia di una scarpa. Il borgo ripreso dall'alto, immerso tra le colline verdeggianti. Il violoncellista e la cantante sono ancora nel laboratorio calzaturiero. Si susseguono delle immagini del centro storico. Il fiume scorga. Un arco a mattoncini che conduce a una strada in salita. Gira in tondo. Poi uno spiazzo e i suoi bassorilievi raffiguranti il mestiere dell'artigiano. Scorrere un'idea, non sa
tra i vicoli del borgo. Triangoli, scaleni, trapezoidi, irregolari, quadrilateri, un po' schemi, il panorama marchigiano, rombi, ottagoni, losanghe, che cosa apparirà? Chiusi in casa con il fiume, dentro il cuore, dentro il lavandino, acqua che non bagna, tempo che non scorre come sabbia nella gabbia che ristagna. Doriano cuce la tomaia con ago e filo. Dopo un anno a dir poco asfittico, domestico in ciabatte, pandemico in pantofole, con sotto l'antisdrucciolo un infradito al piede che scivola provando a stare in piedi. Il monumento ai caduti è il busto di Giuseppe Mazzini nell'omonima piazza. Poi l'altare ligneo della chiesa di San Serafino. Adesso che si può. Nell'azienda calzaturiera Ducals, una donna annoda un grembiule grigio in vita, abbottona il polsino della camicia bianca. C'è anche il violoncellista, seduto davanti a pile di scatole di scarpe. La cantante cammina tra le scarpe in produzione. Viene voglia di avere mille piedi, per mettersi le scarpe e camminare. Si susseguono immagini della produzione di una scarpa. Mille piedi, 10.000 dita, puoi contarle per trovarne il nome. Un piede dopo l'altro, un altro piede, mille piedi, 10.000 dita, dare un nome a tutte le 8.000 e camminare in aria sull'infinita linea. La cantante cammina ora tra le scarpe in partenza. Le stringhe dei filari, poi scioglie un laccio nero. Tralci arrugginiti alle inferriate, le scarpe che camminano da sole, le suole che calpestano le aiuole, spuntano palmizia. Un'operaia tinge una tomaia di nero. In mezzo delle coppe rotatorie e mille piedi e 10.000 dita, non importa se non hanno nome, e camminare in aria La scarpa è pronta e viene messa in una scatola. Il sole illumina il borgo, immerso tra le colline. Scorrono i titoli di coda su schermo nero. Su schermo nero la scritta: Patrimonio in scena è un progetto nato dalla collaborazione tra Regione Marche Assessorato alla Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e il coordinamento marchigiano tra musei, archivi e biblioteche MAB Marche, che mira a valorizzare il prezioso patrimonio regionale attraverso interventi artistici curati dai soci del consorzio, sperimentando formule innovative di interazione e fruizione.
Dopo le grandi incertezze in materia di spettacolo dovute all'epidemia di Covid-19, l'edizione 2021 ha focalizzato la sua attenzione su 5 paesaggi culturali delle Marche, caratterizzati da un particolare pregio artistico e ambientale, mirando alla loro valorizzazione attraverso 5 documentari video, dove far dialogare tali territori con gli interventi artistici e performativi. I loghi di Regione Marche, Consorzio Marche Spettacolo e MAB Marche, Musei, Archivi, Biblioteche. Sotto ai loghi gli indirizzi dei siti web www.patrimonioinscena.it e www.marchespettacolo.it.